Ciao a tutti e benvenuti in Tessila News. Le creazioni fatte a mano, si sa, sono le più preziose. Se poi ad esse aggiungiamo anche un filato del genere, diventano le più pregiate. Quest'oggi parliamo del cashmere, un filato unico lavorato artigianalmente in Italia con tutta la cura e la dedizione della nobile tradizione nostrana. Analizziamo nel dettaglio il cashmere. Eccolo qui il nostro gomitolo composto per il 100% da cashmere in una qualità super soft. Pesa 25 grammi per una lunghezza di circa 95 metri e per cui è consigliabile l'utilizzo di ferri 3-4 così come di uncinetto 3-4. Ricordiamo inoltre che è un prodotto certificato Ecotex, quindi ciò garantisce l'assenza di sostanze nocive al suo interno e quindi è indicato anche per la realizzazione di capi destinati ai più piccini. Si tratta quindi di un filato tanto bello e pregiato quanto morbido e delicato e quindi è molto importante un'attenta cura del capo sia nel lavaggio che nel post lavaggio in modo tale da preservarlo nel migliore dei modi e quindi esaltarne tutta la qualità e la sua morbidezza. Le creazioni quindi che andrete a realizzare si possono anzitutto lavare a mano, consigliando sempre quindi un lavaggio delicato a temperatura bassa e lavaggio dopo lavaggio la maglia noterete come acquisirà sempre più morbidezza. Se poi il vostro dubbio è un eventuale peeling, basterà immergere semplicemente il capo a rovescio in acqua a temperatura ambiente e con una quantità moderata di detergente specifico. Poi basterà risciacquare con acqua fredda e senza strizzare ma riponendo il capo in un asciugamano e asciugandolo quindi possibilmente all'ombra lontano da fonti di calore. Quindi è consigliabile stirarlo ad una temperatura che non superi i 110 gradi, mentre è sconsigliato apporlo in asciugatrice. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta per il tetracloretilene, consigliamo sempre in maniera molto cauta, e non è possibile candeggiarlo. Quindi analizziamo adesso i vari colori. Il primo, questo, è il Tiffany, passando poi ad un bel bianco, celeste e rosa. Vediamo adesso i colori giallino, grigio, rosso e petrolio. Vediamo adesso il perla, cipria, verdino e cru. E concludiamo in bellezza con l'immancabile nero, seguito poi dal glicine, blue jeans e beige. Con questa pregiata e bellissima lana sarà davvero possibile creare un'infinità di creazioni handmade di altissima qualità. Infatti le idee sono tantissime, si potrà passare dai maglioncini ai maglioni di tutti i tipi o ancora accessori come sciarpe, borse. Immaginate ad esempio di realizzare un coordinato per quel periodo dell'anno più freddo, fatto appunto da berretto o cappello con sciarpa e guanti, il tutto reso molto morbido proprio da questo tipo di lana, il cashmere, che vi consentirà quindi di proteggervi da quel freddo pungente invernale. O ancora immaginate di realizzare anche dei simpatici orsacchiotti, sicuramente sarà un piacere per i vostri bimbi stare a contatto con una lana del genere, quindi non con il classico peluche. O ancora sarà anche possibile foderare cuscini e quindi avere quella sensazione unica che solo il cashmere potrà darvi. Quindi le idee non mancano. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!